Ok, adesso andiamo a vedere se la serratura ci sta bene. Io devo capire dov'è perfettamente dritta, perché poi devo andare a segnare sul bordo, vedete? Ci sono queste viti che praticamente tengono ferme diciamo questo bussolone della serratura alla placca, e queste vanno praticamente, va fatto un piccolo intaglio, due piccoli fori per farle entrare all'interno del legno. Quindi una volta che io ho capito qual è, come sta dritto esattamente, una volta che è dritto faccio così, in modo che, vedete, mi vada a segnare questo puntino, e lo stesso lo devo fare anche dall'altra parte. Passo giusto per far entrare quel pezzettino di ferro. Facciamo la stessa cosa dall'altra parte. Ecco, qui ho fatto l'altro segno. È un'altra operazione che richiede estrema precisione. Bisogna trovare una punta che sia esattamente del diametro di questi fori. Allora, perché è indispensabile centrare bene il foro? Perché se noi andiamo a infilare direttamente la vite potrebbe non andare perfettamente centrata, e quando andiamo a stringerle ci ruota leggermente tutta la cassa della serratura e quindi la montiamo storta. Quindi queste quattro viti sono importantissime, devono essere messe perfettamente in squadro con la scatola della serratura. Prendere sempre la livella, quindi li mettiamo in borsetto. Allora, questa è un'operazione molto delicata. Bisogna praticamente centrare la serratura sulla porta, in modo che quando inseriamo le viti la scatola, diciamo, la cassa d'acciaio non ruoti. Quindi, livella, mettiamo tutta la serratura in bolla, andiamo a stringere leggermente la morsa senza chiaramente schiacciarla troppo. Adesso possiamo andare a fare i segni per i fori. Allora, per fare i fori, vedete, ci vuole, in questo caso questa è una punta da 5, vediamo se riesco, è una punta da 5 mm che mi consente di entrare e uscire perfettamente e fare il segno dove mi serve, perché se andassi a avvitare direttamente le viti nel legno, le viti chiaramente prenderebbero la strada che vogliono, e quando le vado a stringere praticamente avrei una deformazione di tutto il posizionamento della scatola. In questo modo, vedete, in bolla io vado a segnarmi praticamente da una parte all'altra i punti dove andrò poi a fare i fori. Mi raccomando, se utilizzate una vitatura non andate fino in fondo, altrimenti rischiate di deformare la scatola di metallo. Quindi lasciate, diciamo, la vite fuori per mezzo centimetro e poi avvitate a mano. L'installazione è terminata, le tre viti esterne. Vi consiglio sempre di fare un piccolo preforo prima di abitare direttamente il legno. Purtroppo qui il lavoro, vedete, di foratura è preciso, però vedete c'è la traccia del precedente cilindro. Per segnare l'ingresso delle viti con precisione, prendiamo la mascherina, la andiamo a mettere sopra al cilindro e poi andiamo con un puntarolo come questo, andiamo a prendere proprio il centro preciso. Perché qui ritorniamo sempre al punto precedente. Se andiamo a inserire la vite direttamente, la vite poi non sarà centrata, ci va a spostare la mascherina. Qui la serratura è pronta. Ora andiamo a installare l'altra parte. Qui come al solito facciamo un piccolo invito. E andiamo a installare la prima vite.
purtroppo, dato che le porte non corrispondono, poi dovrò mettere dei rialzi, degli spessori. Però intanto adesso mi vado a segnare le misure delle viti. Io ho messo una piccola rondella per fare da spessore e vado a provare la porta. La porta si deve chiudere senza entrarci. Vediamo un po' come va. Adesso dobbiamo schiacciare anche questa parte. Ora questa dobbiamo soltanto spostarla verso destra. Adesso posso andare a farmi gli altri fori. Allora, il risultato secondo me è più che buono, considerando sempre che noi partiamo da un riadattamento di una precedente serratura. Se lo fate ex novo chiaramente viene molto più preciso. Allora, l'installazione è terminata. Chiaramente dovete considerare che ci sono un sacco di variabili, quali ad esempio vedete la corrispondenza per esempio delle ante. Quindi l'installazione diventerà più o meno complicata a seconda della qualità, di come sarà stata installata la porta, di quanto è vecchia. Quindi diciamo non è che c'è una regola generale, ci sono delle micro settaggi che vanno fatti sul posto e che chiaramente io ho dovuto adattare in questo momento, in questo caso specifico. Quando andate a fare la prova finale, la serratura dovrà scorrere, vedete così, non ci devono essere impuntamenti in nessun punto, né nello scrocco, e poi soprattutto quando andate a levare lo scrocco, vedete, la porta si deve chiudere e non, soprattutto non si deve muovere, vedete, non deve andare né avanti né indietro, non deve oscillare, perché è lo scrocco che poi comanda il posizionamento della porta. Cosa importante, quando andate a chiudere, vedete, non ci devono essere impuntamenti. Appena vedete che batte da qualche parte, significa che va regolata la cassa, diciamo, dove poi vanno a inserirsi i vari elementi di acciaio. Allora, io ho sostituito le viti originali della mottura con queste viti che hanno la testa, vedete, molto più larga, e soprattutto una testa piatta, si avvitano con degli inserti Torx, sono leggermente più lunghe di queste e hanno, queste sono viti di 5, queste sono viti di 6, quindi hanno anche un corpo più grosso. Mi piacevano di più perché, dato che questo è un riadattamento, devo cercare di robustire di più la struttura. I quattro diciamo blocchi di acciaio non devono sbattere o strusciare contro questo corpo della serratura, altrimenti a lungo andare ci sarà uno sforzo nella serratura e potresti anche spezzare la chiave. Andiamo a fare una prova anche dall'esterno. Vedete, deve essere davvero davvero molto molto liscia, non ci deve essere alcun impuntamento. Perfetto.